Lucia Raffanto. Fabio, puoi portare il piatto? Ciao, grazie. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Allora, qui è tutto pronto per... un arrosto di vitella. Ecco, un arrosto di vitella. Perché io vorrei che tu mi raccontassi un po' la storia di questo arrosto di vitella che a me ha fatto molto ridere. Cioè, tu, perché ha ragione, quante volte noi diciamo ah, l'arrosto si è stoppaccioso, non, ti rimane qua, non va nessuno e giù. E lui, siccome... raccontala tu. Beh, la storia è questa. Noi, quando ancora si potevano fare assemblamenti ai tavoli, eravamo 30-40 persone, le nonne che cucinavano tanto, quindi antipasti, 3-4 primi, 3-4 secondi, arrivava il momento dell'arrosto, io sono uno che mangia molto piano, quindi rimanevo io, tutti scappavano, perché l'arrosto era sempre quello che per 20-25 anni rimaneva secco, tanto prendo una bulla, sì, sì. E quindi gli portava il cane, gli andava a fumare la sigaretta, gli faceva una passeggiata, a me mi toccava mangiare l'arrosto, che per carità ci metteva buona volontà e tutto, però era sempre secco. Allora, sì, sto facendo scaldare il tegame, molto caldo, perché dobbiamo sigillare la carne, quindi io ho voluto reinterpretare questa che era la ricetta di nonna, delle nonne, perché cucinavano rendendola un po' più gustosa di quello stoppaccioso che eri costretto a mangiare tu. Esatto. Quindi andiamo a sigillare subito la carne, in questo modo aggiungiamo qualche odore, in questo caso rosmarino e la salvia. Che pezzo di carne ci consigli di comprare? Il campanello, il girello, questo è il girello, detto anche magatello, è la parte più magra. Quella che uso per fare il vitel tonè. Bravissimo. Che è buonissimo il tuo vitel tonè. Esatto. Buono, piace. E poi facciamo questo, io ho tagliuzzato, vedi, un po' di verdure, quindi una mirepoix di carote, sedano e cipolla, le mettiamo dentro, facciamo rosolare per bene tutto e poi sfumiamo con il vino bianco, in questo modo. E già gli diamo un po' di sughino a sta arrostino, non è che lo lasciamo proprio senti così. Già il rumore, senti già come il rumore, bello. Bravo. Poi copriamo con del brodo vegetale, se non avete il brodo vegetale fate con dell'acqua, è uguale, questo ovviamente darà un pochino Vabbè, più di sapore. Il brodo vegetale dai è facile. Fa l'arrosto, è normale. E poi è semplice, si prende un coperchio, si chiude. Per questo pezzo di carne, che sono più o meno 600 grammi, abbiamo un tempo di cottura dai 30 minuti, diciamo così, e lo lasciamo andare. Ok, 30 minuti e lo dimentichiamo sul fuoco. Piano piano? Piano piano, sì, cottura è media. Ovviamente ogni tanto apriamo e controlliamo il liquido se c'è, perché se no manca, ci aggiungiamo un po' di brodino. Esatto. Ecco, il brodo serve sempre in cucina da lasciar lì e aggiungere di tanto in tanto. Adesso è la parte che mi sono un po' reinventato, no? Prendo due sfoglie di frolla. Di pasta sfoglia, sfoglia scusami. Sfoglia. Cioè. Le unisco così. Roma chiama pancetta. Roma chiama pancetta. E comunque tutto quello che è ricoperto in sfoglia a me ricorda sempre il Natale. Cioè è proprio un classico... La crosta. La crosta è proprio... No, la festa è così. Ma chissà perché. Boh, perché? Perché ci vuole più ricorda... tempo e quindi dai, in quei giorni facciamo le ricette più impegnative. Perché quando ti applichi lo fai per la tua famiglia... È un po', abbiamo esatto. sempre detto, no? Quando cucini è un proprio un atto esatto. d'amore. E lui, siccome allora. Quella rossa deve essere stato molto insipido per metterti la pancetta, Guarda, lui, io ricordo che almeno per 20 anni c'era sta arrosto sul tavolo. E... Poveretto, quando è diventato cuoco ha detto, cucino io l'arrosto, è vero? C'è chi fuggiva, non si vede chi si è perso. Però al contorno almeno faceva le patate al forno la nonna. Sì, sì, ma guarda, c'era talmente tanta roba che... che l'arrosto insomma era superbo. Sì, non serviva, infatti, vabbè, lì bisogna cucinare. Poi erano così. Due, capirai? Senti, questo cosa stai mettendo? Adesso aggiungo del formaggio, un provolone. Io ho scelto un provolone, una provola, insomma, non è affumicata, è dolce. E dopodiché mettiamo i broccoletti. Anche qua io già li ho saltati, li ho prima lessati, poi li ho saltati. Anche questo aglio, è molto olio, romano, il broccoletto è buonissimo, perché con aglio, olio e peperoncino, è vero che è una verdura sana, vero Evelina? Sì. E anche saltata così e adesso... Però con un po' di burro. D'altronde oggi c'è il burro. Ho fatto una magia Evelina oggi. Sì, lui l'ha fatto olio perché è Roma. Sì, la contento io Evelina. Ecco. Adesso... Vi faccio vedere il risultato passati trascorsi naturalmente, di 30 il minuti. È così. Ho tolto il fondo perché dopo lo andiamo a frullare. Mettiamo l'arrosto in mezzo, guardate così. E andiamo a chiudere. Lo copriamo come una crosta. Così.
facendo attenzione. Questa è un'idea, è una delle tante idee che noi vi diciamo, eh. Poi dopo non volete mettere i broccoli, volete mettere gli spinaci, non volete... Però la base è questa, uno dà delle idee, delle suggestioni che poi si può fare anche l'arrosto il giorno prima, no? Certo, anche in questo caso. Sì. Anche perché il giorno della festa, giustamente, come diceva prima Fabio, chi lavora in cucina lavora tanto. Se si può anticipare qualche ricetta il giorno prima, si sta seduti a tavola con la famiglia qualche minuto adesso più. È vero, hai ragione. Facciamo si può questo. Fare così, fino a questo punto si può fare il giorno prima. Vediamo se trovo un pennello. Eccolo qua. E ce l'avevi già preparato, vedi, eccoli. Mettiamo un pochino di tuorlo perché andremo a fare una decorazione. Io ho preparato delle stelline, quindi con delle formine. È giusto. La pasta sfoglia che avanza. Io adesso l'ho rotolata tutta perché già le ho preparate, però potete tranquillamente levare una sezione di questa pasta e fare delle stelline in questo modo. Eccole qua. Quindi con la stessa pasta con cui abbiamo arrotolato il nostro arrosto, tagliate con le formine le stelline e la crosta la arricchite con queste stelline, che è veramente carino perché se è Natale è bello. Magari vi fate aiutare dei bambini, così fanno qualcosa. E va di nuovo nel forno tutto questo. Adesso va tutto nel forno, mettiamo un po' di olio, un po' di uovo anche sulle stelline, sennò poi rimangono bianche. Esatto. Quanto tempo deve stare ancora in forno? Adesso deve soltanto colorare, deve fare la crosticina, quindi 15-20 minuti a 200 gradi, 380 e 200 gradi. Per colorare, vediamo come viene il nostro bellissimo arrosto, che è interessantissimo, e poi come lo decoriamo, perché allora, qui abbiamo un pochino di cose, perché ho voluto metterci anche un'insalatina, leggera, di rinforzo, leggera, un parolone. Leggera, un parolone, ma... Allora, prepariamo anche un'insalatina, Anto... Così. Ho macchiato un po' il piatto. Vediamo un po' di cose perché oggi veramente ho portato tante cose. No, paura di qui. Allora, il piatto da portata, grazie. Mettiamo della melagrana, poi noci, mandorle. Melagrana fa molto la frutta secca, la melagrana. Le olive. Olive, così. Misceliamo tutto. L'arancia, finocchio, un'insalatina leggera. Un'insalatina leggera. Un goccetto d'olio ce lo metto, no? Un goccetto d'olio, ma perché no, mettiamolo. Un pochino di sale. Senti, intanto che tu adesso... No, voglio... Ecco, perché naturalmente Natale, con un piatto così, dobbiamo assolutamente far entrare Andrea Medei, Fondazione Italiana Sommelier, che ci porta il vino da abbinare a questo piatto, tesoro. Buongiorno Antonella, ma che Natale sarebbe senza Ciao, un buon vino? Assolutamente, guarda, adesso cerchiamo di farti posto, perché dobbiamo stare a distanza. Mi adatto, non c'è problema. Vieni qua, che qua è libero, che Perfetto. Vediamo. Intanto che lui piatta... tu servi, mesci il vino. Che vino abbiamo abbinato? Ti ho portato un Taurasi, Antonella, perché abbiamo un piatto molto ricco di profumi, no? Abbiamo la carne, la pancetta, la provola, poi abbiamo le verdure nel fondo di cottura e la sfoglia. Quindi ho scelto un vino rosso, ma non uno di quelli intensissimi, da carne magari brasata, con la salsina anche lei rossa, no? Abbiamo una carne chiara, quindi ho scelto un rosso elegante e in particolare un Taurasi. Quindi siamo in Irpinia, a nord-est di Avellino, ed è una zona benedetta per la produzione di vino. Pensa che tre delle diocesi della regione Campania sono proprio lì, che sono Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi. Guarda, scusami, volevo far vedere, bravo che lei è scaravoltato, guardate che meraviglia quando si taglia la crosta, a parte la cottura della crosta perfetta che deve avere questo... Ma poi dentro ritrovi tutto quello che hai messo, quindi il formaggio che lo rende non stoppaccioso, morbido, morbido. La verdura che inumidisce e poi questo cosa. E andiamo con questo Taurasi, naturalmente un bel rosso. Ti dicevo, una zona fantastica per la produzione di vino, perché? Perché abbiamo il sole e la passione del sud, poi abbiamo l'altitudine, perché siamo quasi in montagna, 5-600 metri, quindi escursioni termiche ampie, no? Durante il periodo di maturazione dell'uva. L'altro vediamo proprio sulla nostra lavagna Taurasi dov'è, anche qualche immagine, no? Perché è proprio un paesino, che dal nome ha questo vino, già famoso al tempo dei greci, dei romani, che portarono l'uva ellenico, che durante la dominazione spagnola, sai che la doppia L in spagnolo si legge gli, no? Diventa aglianico, che è l'uva di questo vino. Di Taurasi. Esatto, diventa il vino dalle mille e una note. Una note, puoi portarlo a tavola, dove c'è di tutto, intanto io...